Buongiorno, anzi buonasera perché è sera. Cari amici della nostra rubrica, cari amici dei libri, amici della nostra rubrica Il Mondo dei Libri, eccoci di nuovo con una nuova puntata con i nostri libri. Questa volta parleremo di reincarnazione, però in maniera diversa dall'ultima volta. L'ultima volta abbiamo introdotto il concetto di reincarnazione dicendo che la ricerca psichica si occupa di reincarnazione non tanto per motivi dottrinali o comunque non solo per motivi dottrinali, ma anche e soprattutto per raccogliere indizi e testimonianze tesi a cercare di capire se questa dottrina ha un contenuto di realtà, se può essere in qualche modo dimostrata. E avevamo individuato le due vie maestre per questo studio, per questa indagine. Una è quella dell'analisi dei ricordi dei bambini, ricordi spontanei dei bambini che appena cominciano a parlare a volte ricordano vite che non sono quella che stanno vivendo, parlano di persone che non sono i genitori attuali, parlano di case che sono diverse da quella nella quale sono nati e così via, e a volte questi loro ricordi sono stati controllati e trovati esatti. In questa indagine è stato straordinario il professor Ian Stevenson, un psichiatra americano che ha dedicato la vita proprio a questo tipo di indagine. La volta scorsa abbiamo presentato parecchi libri scritti da lui, e poi naturalmente indagini compiute anche da altri, ma lui è stato, diciamo, quello che ha creato anche una metodica per analizzare i ricordi dei bambini, per interrogarli a distanza di tempo, per interrogare anche i genitori, eccetera. E lui ha trovato tanti casi, non solo nei paesi reincarnazionisti, cioè nei paesi dove si crede nella reincarnazione per motivi religiosi, come per esempio l'India, ma anche in paesi che non sono reincarnazionisti, come i paesi europei, i paesi americani e così via. Quindi paesi dove questi ricordi dei bambini costituiscono veramente una sorpresa e quindi sono tanto più probanti e interessanti. Questa volta invece parleremo di reincarnazione attraverso il secondo canale di indagine, che è quello della regressione a quelle che sembrano vite precedenti. Questa regressione in ipnosi di solito a quelle che sembrano vite precedenti viene portata avanti già da diverso tempo, da alcuni decenni, insomma non da moltissimo, ma insomma da alcuni decenni anche in Italia, ma è cominciata in paesi di tipo anglosassone, americana, Germania, eccetera, eccetera. Allora sembra che proiettando, mettendo la persona in ipnosi, sia possibile fare emergere dei ricordi che anche in questo caso a volte sono stati controllati. E di quelle che sembrano essere state le vite precedenti delle persone. La cosa interessante di questo metodo è che riguarda non bambini, ma persone adulte o addirittura anziane. E la cosa interessante è che i ricordi che emergono della presunta vita precedente sembrano spiegare, giustificare in qualche modo i problemi, i guai, le problematiche, le difficoltà, le fobie, le ansie, le paure attuali della persona. Faccio un esempio molto semplice. Io sono che mi riguarda, me lo posso raccontare direttamente, mi riguarda come spettatrice naturalmente. Cioè io fui anni fa, diciamo anni 90, quando ancora non mi occupavo di questo aspetto, oppure molto marginalmente, e mi telefonò un medico di Trieste, il dottor Giovanni Mongiovì. Dottore, che io non conoscevo, medico e psicoterapeuta. E lui mi disse, sapendo che mi occupavo delle tematiche di confine, evidentemente non sapendo chi altro contattare, cercò me chiedendomi se mi poteva venire a trovare perché mi doveva raccontare una cosa particolare che gli era capitata. E la cosa era questa: lui era andato da lui un paziente che soffriva di fobie molto violente, cioè di agorafobia e paura di cadere. Era un uomo giovane, sui 35 anni. E questo signore era arrivato al punto che non riusciva neanche più ad affacciarsi alla finestra per la paura di cadere, non usciva più di casa, non riusciva ad affrontare gli spazi aperti, soprattutto le altitudini, dalla finestra, aveva paura di cadere dappertutto. Quindi aveva una vita impossibile, non riuscivo più ad andare a lavorare, così. E siccome il dottor Mongiovì era noto metteva i pazienti in ipnosi e li riportava a età precedenti della vita attuale, non a vite precedenti, quindi non si era occupato mai, ma età precedenti, per vedere per esempio se quando era bambino, nel caso di questo personaggio, poteva aver avuto delle cadute che gli avevano impresso il terrore di cadere, oppure se addirittura sua mamma, mentre lo attendeva, mentre era incinta, poteva essere caduta e lui
nel seno della mamma poteva aver registrato questo trauma. Ecco, questo era il momento più lontano al quale il dottor Mongiovì di solito andava, diciamo, il grembo materno. Con questo paziente, appunto, provò a farlo risalire e tornare indietro all'infanzia, non trovò niente, il grembo materno non trovò niente che giustificasse questa ansia, questa paura. Improvvisamente il paziente si ritrova in una vita precedente vissuta quasi un secolo prima, cioè all'inizio del Novecento, a Verona, quando lui era un ragazzo di 18 anni che apparteneva a una famiglia benestante, che aveva fatto l'esame di maturità, e per premiarlo dell'esame di maturità che era andato bene, i genitori gli avevano regalato una settimana in montagna. Lui era appassionato di scalate. Una settimana in montagna in settembre, perché pare che sia il periodo migliore per le scalate col tempo più stabile, sulle Dolomiti, e gli pagano naturalmente l'albergo, gli pagano soprattutto la guida che l'avrebbe accompagnato. Quindi attraverso i ricordi di questo ragazzo si può rivivere questa settimana di gioia nelle Dolomiti, bellissimo ambiente, e lui fa le gite di preparazione, le scalate di preparazione con la sua guida, quindi il piacere di trovarsi in montagna, la pregusta, la grande scalata, la quale durante una settimana stanno preparandosi, e poi finalmente arriva il gran giorno, quindi il tempo è splendido. Veramente è anche una regressione lunga che dura un'ora, lui l'aveva registrata, me la portò perché la sentissi. E quindi la faccio breve, si pregusta il piacere di scalare, prima ci sono i prati, poi i boschi, poi diventa roccia, chi fa in montagna sa che la vegetazione a un certo punto scompare, e nella roccia a un certo punto si devono mettere in cordata, sono legati uno all'altro con la corda, quindi vanno avanti, sempre tutto bello, finché a un certo punto purtroppo la corda si spezza ed entrambi precipitano nel vuoto, e la registrazione si conclude con un urlo terribile del protagonista che precipita nel vuoto, a un certo punto di colpo tace. Il terapeuta lo richiama, gli chiede dove serve, e silenzio assoluto. Il dottor Mongiovì è rimasto abbastanza sconvolto da questa cosa non attesa, non ricercata, che però aveva poi aiutato il paziente, stava aiutando il paziente a uscire dai suoi problemi, perché accettando in qualche modo, almeno come ipotesi di lavoro, che lui avesse vissuto un secolo prima questa esperienza, e questo poteva spiegare la sua improvvisa e non altrimenti motivata paura di cadere, di uscire di casa, e in qualche modo, quindi rielaborando questa cosa, stava, diciamo, riuscendo a superare il suo problema. Ecco, questa è la metodica. Io poi ho incontrato altri terapeuti e si sa che ne è nata una terapia della reincarnazione, cioè riportando la persona indietro e riportando a galla certi ricordi, in genere un po' traumatici, un po' difficili, eccetera, si spiegano e a volte si risolvono, discutendone col terapeuta, le ansie, le problematiche, le paure attuali. E questo è definito una sorta di psicoterapia breve, di psicoanalisi, anzi breve. La psicoanalisi sa che richiede tempi lunghissimi. In questo modo, in 3-4 sedute, i problemi si risolvono. Ecco, io adesso comincio a farvi vedere dei libri, perché il dottor Mongiovì non ne aveva di libri, io gli feci un articolo, ma siamo fermati lì. Invece, in seguito, ho conosciuto in Germania il dottor Thorvald Detlefsen, che è stato un terapeuta bravissimo, è morto prematuramente qualche anno fa, terapeuta molto bravo per queste terapie, nella quale anche lui si era imbattuto abbastanza per caso, mi raccontò, perché lui, oltre ad essere psicoterapeuta, praticava l'ipnosi per interesse personale, e praticava in particolare con gli amici, e gli rimandava quelle che sembravano vite precedenti. E furono gli amici stessi a un certo punto a dirgli che quello che emergeva dalle presunte vite precedenti spiegava, come abbiamo detto prima, certe loro problematiche attuali. Quindi furono loro a vedere una connessione precisa e diretta tra i ricordi che emergevano e le difficoltà del momento. E quindi Detlefsen è arrivato a fare una terapia, come poi è successo anche in America, in altre cose. C'è il famoso dottor americano Byron Weiss che ne ha fatto veramente una terapia e l'ha resa molto nota. Comunque adesso vi voglio parlare di Thorvald Detlefsen, che io ho conosciuto bene e che ha scritto vari libri su questo, tutti editi dall'edizione Mediterranea. Il primo è questo, che si chiama Vita dopo vita,
dialoghi con reincarnati. Lui è arrivato a convincersi attraverso l'esperienza della realtà di queste nazioni, diciamo presunte tali, ma insomma sembrano tali. E poi ha fatto lui altri due libri, questi due li ho tradotti io, Il destino come scelta, che è una terapia esoterica che ha sempre a che vedere con la dottrina della reincarnazione, e soprattutto questo, Malattia e destino, valore e il messaggio della malattia, che hanno sempre a che vedere appunto con i ricordi di vite precedenti, poi naturalmente molto allargati e molto, molto ampliati e portati alle conseguenze. Questi sono libri editi dalle Mediterranee, tutti e tre, che hanno avuto un grandissimo successo e che hanno fatto conoscere molto bene il dottor Thorvald Delius, che è stato un personaggio veramente straordinario. Io l'ho incontrato parecchie volte a Monaco di Baviera nel suo studio, poi l'ho incontrato a congressi, era anche un grande parlatore. Io vi riferisco anche alcune cose che lui ha detto. Io ho scritto per Luce e Ombra, la rivista che dirigo, nel numero uno di quest'anno, uscito appunto qualche mese fa, e alcune sue osservazioni tratte da interviste che gli ho fatto, perché queste sintetizzano molto bene il valore e il significato di questo discorso della reincarnazione. Lui afferma che la dottrina della reincarnazione non è così esotica e così lontana dalla nostra cultura, ma qualcosa che possiamo benissimo integrare. E dice: se ci si pensa, tutto in natura e nella vita è ritmo, è alternanza di due polarità. Veglia e sonno, estate e inverno, luce, buio e così via. Il cristianesimo delle origini credeva nella reincarnazione, che fu rifiutata insieme alla dottrina della preesistenza delle anime dal concilio ecumenico del 533 d.C. sotto l'imperatore Giustiniano. Lei aggiunge ancora, che lo leggo perché è una sintesi fatta molto bene: secondo la dottrina della reincarnazione, l'anima umana viene in terra per imparare. Quindi questo è già un concetto importante, non è che viene a caso, viene per imparare, per uno scopo preciso. Questo processo educativo, il cui fine è il perfezionamento, è un cammino lungo che richiede molti piccoli passi e comprende molti errori e molte correzioni. Solo la catena delle incarnazioni, cioè molte vite, molti ritorni sulla Terra, con esperienze diversissime tra loro, garantisce un progresso. Le diverse incarnazioni sono paragonabili alle diverse classi di una scuola. Il destino è caratterizzato da un'infinita pazienza e instancabilmente offre all'uomo l'occasione di imparare ciò che non ha ancora appreso e di comprendere gli errori. Il destino nella sua totalità viene compreso solo se si accetta la reincarnazione. Se si considera una vita isolatamente, come se fosse unica, ci sarebbe da dubitare della significatività del destino. Infatti, chi non sa queste cose dubita che esso abbia un senso. Tenendo conto della reincarnazione, si capisce perché non tutti iniziano la vita sulla medesima linea di partenza. Non ci spiegheremo mai perché uno nasce sano e uno malato, perché a uno va tutto bene e a un altro sembra andare tutto male. Le differenze fra gli uomini sono il risultato delle esperienze in incarnazioni precedenti. Questo è il convincimento al quale Thorvald Delius è arrivato. E dopo anni di terapia della reincarnazione, insomma di ipnosi regressiva, con i suoi pazienti, e ne ha avuti veramente a centinaia, perché lui era ricercatissimo per questa terapia. Io poi gli chiesi, lui aveva messo a punto, invece della ipnosi, una tecnica non comprendeva necessariamente l'ipnosi, ma metteva il paziente in uno stato particolare di recettività, del quale io gli chiesi notizia. E lui mi disse che non lo poteva fare, un po' era il suo asso nella manica, suo e dei suoi allievi della sua scuola. E un po' diceva che era molto difficile perché era il terapeuta che di volta in volta, con piccoli interventi mirati e unici, destinati a quel singolo paziente, al modo in cui reagiva, al modo in cui si poneva, in cui rispondeva alle domande. Ecco, quindi lui diceva che si poteva fare anche senza l'ipnosi, mettendo il paziente con suggestioni in uno stato adatto a rievocare questi ricordi. Ed Detlef è stato veramente un maestro in questo e quindi ve lo consiglio veramente tanto, i suoi libri. Dopo li faccio rivedere tutti. Un altro signore, un altro libro, questo è in francese, si chiama
Le mystère des retours éternels, il mistero degli eterni ritorni, ed è dello studioso francese Jean Prieur, anche lui ho conosciuto molto bene, studioso straordinario, ha scritto questo librino in francese dove parla dell'idea della reincarnazione un po' in tutto il mondo, da che abbiamo memoria, da che ne abbiamo testimonianze, per arrivare fino ad oggi. Quindi è un librino di importanza storica notevole questo. E poi abbiamo altri terapeuti italiani, si chiederà, ma c'è in Italia qualcuno che fa questo? Certo che c'è in Italia qualcuno che fa questo. Intanto vi presento un autore che ho conosciuto da poco, che è italiano, ma viene in Italia ogni tanto, ma vive a Barcellona e studia a Barcellona, che si chiama Alex Racco. Sono usciti da poco con Mondadori due libri suoi che mi sono stati inviati, soprattutto questo consiglio, Non è mai la fine, con Mondadori, Alex Racco, dove racconta la sua esperienza di terapeuta della reincarnazione. Anche lui racconta come è arrivato a questa terapia e descrive un numero notevole di casi. Questo è un bel libro che si legge molto bene. E poi uno molto particolare, sempre suo, di Alex Racco, che, eccolo qua, dov'è? Ecco qua, che mi è arrivato proprio molto di recente, l'ultimo uscito, non so se si vede bene, perché è una copertina molto lucida, molto particolare. Con un titolo che si legge male, per la verità, non so se riuscite a vederlo, che si chiama Alex Racco, Era Gesù. Questa è una cosa molto particolare perché in un suo paziente, eccomi, non so se riesco a farlo vedere, sempre con Mondadori, Era Gesù, un suo paziente, mi fermo poco su questo perché è molto particolare, curioso, suo paziente a un certo punto si vede sulla croce. E quindi con questo ve lo lascio col punto interrogativo, questa è veramente una curiosità. Il primo invece, Non è mai la fine, è un libro dove racconta proprio tutta il suo iter di terapeuta della reincarnazione. E poi in Italia abbiamo invece un terapeuta a Bologna, che è anche un amico, Michele Guandalini, che pratica molto bene la terapia della reincarnazione. E suo è questo libro, Le anime non hanno colpa. Questo è edito da, non riesco a vedere, non me lo ricordo, non riesco a vedere. Ah, Europa Edizioni, una piccola casa editrice specializzata in queste cose. Le anime non hanno colpa, sottotitolo Ipnosi regressiva, diario di un viaggio alla ricerca della felicità. Cerca della felicità, penso che lui con questo intenda dire della conoscenza di se stessi, ecco. Lui, Michele Guandalini, ha una casistica interessante e io l'ho fatto per la rivista di cui ho parlato prima, Luce e Ombra, per la quale ho fatto un lungo articolo su questi temi. Ha raccontato un po' di casi, perché un problema è quando ci si imbatte in vite precedenti. Un problema è quello di dire, ma c'è un riscontro oggettivo? Sono riscontrabili dei dati? Sono controllabili certi dati che riguardano la vita? Allora, mi ricordo che di questo parlai con Detlefsen, il quale mi disse che lui non aveva tempo e modo di fare queste ricerche di tipo storico perché erano molto complesse. E a volte, fra le altre cose, certe persone rievocavano delle vite non rintracciabili. Per esempio, mi diceva uno, mi ha rievocato la vita quando ero un pastore in Sardegna, come lo ritrovo una persona di questo genere? Questo non è possibile. E però in certi altri casi sono stati trovati dei riscontri. Detlefsen diceva che non era importante in fondo, perché i ricordi che emergevano sono realtà psichiche. Mi è rimasto impresso questo suo modo di dire: sono realtà psichiche molto più vere e reali delle realtà storiche. Quindi sono realtà psichiche per la persona che le vive e quindi di importanza fondamentale. Quindi lui tendeva a non fare questa ricerca, l'ha fatta agli inizi per un po' e poi di fronte anche all'abbondanza dei dati non è riuscito a farlo. Mentre invece lui badava i risultati come terapeuta, che funzionasse la terapia e che le persone superassero i loro problemi. Guandalini, più o meno anche lui ha la stessa impostazione perché è una ricerca che richiede un tempo infinito, però in alcuni casi spontaneamente si è imbattuto in conferme di questa dottrina. Adesso vi volevo leggere un caso che lui mi ha detto, un paio di casi. Quello più curioso, allora,
si verifica con una paziente che durante una regressione si è ritrovata in Russia. L'anno era il 1961, e qualcuno ricorderà, l'anno del primo volo spaziale con Yuri Gagarin, famosissimo primo uomo nello spazio, che fece un viaggio intorno alla Terra al di sopra dell'atmosfera. Chi ha dei ricordi, o comunque chi ha letto di quell'epoca, sono passati 60 anni, però qualcuno se lo può ricordare, e comunque è storia questa del primo volo spaziale di Yuri Gagarin, quindi molti li hanno letto. Allora, durante la trans, questa giovane donna che era andata da lui per una regressione, gli ha raccontato di essere una contadina che stava lavorando la terra insieme ad altre persone, quando aveva visto arrivare, sostenuto da un paracadute, un'enorme sfera di acciaio che era atterrata nei pressi del luogo dove lei stava lavorando. Dalla cabina, da questa sfera, cioè dalla navicella spaziale, era uscito un uomo vestito con una tuta arancione, con una sorta di scafandro in testa, che con apparente meraviglia aveva chiesto ai presenti dove si trovava. La contadina, attonita, non era riuscita a spiegarsi la cosa. Quindi negli anni 60 potete immaginare che cosa potevano sapere i contadini delle sconfinate pianure russe e di quello che era la navigazione spaziale. Magari neppure sapevano questi contadini che era stata iniziata questa sperimentazione. Quindi la situazione era molto singolare. E questa contadina, questa povera sprovveduta contadina, era stata molto sorpresa. Il pilota della navicella era sceso, si era presentato come Yuri Gagarin e tutto era andato perfettamente descritto dalla cliente in ipnosi. La cosa finisce lì, lui si salutano, la regressione viene messa come sempre nel mio archivio e dopo un paio di anni però succede che la signora lo ritelefona. Gli telefona più volte e lui è anche impegnato, mi racconta che mentre telefonava era impegnato, non riusciva a parlarle, poi finalmente dopo varie telefonate riescono a contattare e in seguito gli dice appunto che la sera prima era molto commossa da questa cosa. La sera prima, mentre stava facendo zapping su più canali televisivi, quando si fissa a caso su una trasmissione in cui stavano raccontando le avventure spaziali degli ultimi decenni. E qui leggo di nuovo: a un certo punto il giornalista, non il conduttore della trasmissione, ma un giornalista presente, prende la parola per ricordare che il 12 aprile è l'anniversario dell'avventura che ha cambiato il mondo e il modo di vedere lo spazio in quel giorno. Infatti la navicella di Vostok 1 in quel giorno aveva attraversato l'atmosfera terrestre e Yuri Gagarin aveva guardato dallo spazio la Terra per poi atterrare. Nel racconto il cronista racconta vivacemente che certi errori di valutazione per l'atterraggio avevano costretto il modulo spaziale ad atterrare in un campo lontano dal punto programmato, accolto da ignari contadini che erano stati assai sorpresi nel vedere quell'enorme palla scura scendere dal cielo. Quindi una conferma inaspettata, sorprendente, dell'ipnosi di questa signora che non sapeva niente del fatto, per esempio, io non me lo ricordavo neanche io, forse avevo letto di questo, ma non ricordavo, che Gagarin era atterrato in un punto sbagliato per certi errori di calcolo ed era finito in un campo dove dei contadini stavano lavorando ed erano rimasti evidentemente molto sorpresi. Quindi posso immaginare la sorpresa di questa signora che a 2 anni data dalla regressione vede un programma televisivo che le conferma quello che lei aveva visto. E aggiunge, ma Guandalini, la trasmissione si chiama C'è Spazio. La puntata è quella del 12 aprile del 2018 sul canale TV 2000 e la si trova su YouTube. Quindi è una cosa abbastanza incredibile. In un altro caso che lui mi ha raccontato, si tratta di un signore questa volta che alcuni anni fa viene da me un uomo di successo, molto attivo professionalmente. Iniziamo la seduta. A un certo punto, senza nessun preavviso, quest'uomo cambia tono di voce e comincia a piangere, a raccontare piangendo di essere un calciatore di nome Jack, di essere giocatore di punta di una squadra di calcio. E la scena è questa: lo stadio è pieno e sta giocando la finale di una Coppa Europea. Siamo nel 1930.
Quando la partita finisce 2-1, lui e la sua squadra hanno perso, però lui piange ed è stupito perché tutti applaudono, il pubblico è entusiasta e applaude. Lui si meraviglia, se hanno perso la partita, si chiede, com'è possibile che mi applaudano? In verità la reazione del pubblico è dovuta alla gratitudine, tanto a lui che alla squadra, per l'enorme impegno profuso nella partita nonostante i risultati. La descrizione è incredibile sia della folla che dello stadio, quindi una descrizione molto vivida e molto precisa di questa situazione ai limiti dell'incredibile. Tutta la gente in piedi applaude e ringrazia. Il cliente finisce la seduta, se ne va sgomento e frastornato, non sa come spiegarsi la cosa, non gli porta in mente nulla, siamo quasi 90 anni prima, quindi lui non aveva nessun rapporto con l'America, con questo Jack. Però la mattina dopo chiama il terapeuta e gli dice di aver navigato sul web tutta la notte e manda le foto che documentano l'esistenza del giocatore che si chiama David Jack della finale dell'anno esatto. Cioè, in effetti, in quel giorno della Coppa Europea del 1930, la squadra di Jack aveva perso, però aveva profuso un tale impegno, un tale sforzo, una tale passione che il pubblico, benché avessero perso 2-1, una, due, si deve dire così, l'avevano applaudito, avevano applaudito lui e la squadra, quindi una situazione veramente insolita. Intanto l'esistenza di questo calciatore, del quale poi fra l'altro nella rivista ho riportato anche la fotografia che mi era stata, adesso fa un po' fatica a farle vedere, che mi era stata, eccolo qua, Jack, quello che, del quale si era riconosciuto il nostro paziente. Quindi sono possibili anche nel caso dei personaggi di Guandelli, questi due personaggi fra i tanti hanno avuto delle conferme indirette, però io poi ne conosco molte altre anche con altri terapeuti di conferme, anche nel caso di Detlefsen qualche cosa all'inizio lui ha cercato, insomma, sono state un altro medico conosciuto molto bene, un chirurgo, il dottor Antonino Sodaro, non ho pubblicazioni per lui. Di Roma, che era chirurgo e praticava l'ipnosi per praticare certi esami un po' invasivi nel suo ospedale e poi per hobby suo personale praticava anche la terapia della reincarnazione, regressione a vite precedenti. Lui ne faceva una ogni tanto e andava alla ricerca dei controlli storici e ho una casistica abbastanza interessante che pure ho pubblicato su questo numero di Luce e Ombra. Luce e Ombra numero uno di quest'anno, c'è un lungo articolo in cui racconto anche del dottor Antonino Sodaro. Quindi, diciamo, stiamo finendo il nostro tempo, sintetizzando, abbiamo parlato della dottrina della reincarnazione con i possibili controlli che si stanno cercando di fare attraverso l'ipnosi e la regressione a quelle che sembrano vite precedenti. Abbiamo mostrato diversi libri, adesso andando a ritroso perché li ho qui in questo modo, Michele Guandalini, che è un terapeuta di Bologna, se siete interessati a lui lo trovate facilmente su internet, Le anime non hanno colpa, questo piccolo libro dove racconta la sua esperienza, ne ha in preparazione altri, poi i libri di Alex Bacco, che è italiano ma pratica in Barcellona, però viene in Italia ogni tanto a tenere dei corsi, Alex Racco, scusate. Due libri, Non è la fine, soprattutto questo è interessante, e l'altro era Gesù. Poi ho fatto vedere questo libro di Jean Prieur, non so se sia facile trovarlo, ma oggi con internet si trova tutto, Les Mystères de Retour Eternel, che è un libro piccolino, abbastanza piccolo, però contiene una rassegna straordinaria di quello che nei secoli si è detto e creduto a proposito della dottrina della reincarnazione. E infine i famosi libri di Thorvald Detlefsen, eccoli qua, che io amo in modo particolare, ne ho tre. Questo è il primo, da lui scritto, proprio Vita dopo vita, dialoghi con reincarnati, vita dopo, edizioni mediterranee, dove c'è una bella casistica sua personale. E poi altri due che hanno fatto scuola veramente questi libri. Sempre Thorvald Detlefsen, Malattia e destino, il valore e il messaggio della malattia, sempre sulla base appunto di ricordi di presunte vite precedenti, e il destino come scelta, cioè dove la persona, il lettore viene invitato a prendere in mano il proprio destino, a non lasciarsi vivere. Questo è un insegnamento molto importante, cioè scegliere il proprio destino, scegliere di viverlo in maniera, altrimenti saremmo vissuti invano, lui dice.
e quindi dovremo ritornare vita dopo vita a fare altre esperienze. Questi sono i libri che mi sento di consigliare per questa puntata e quindi per oggi vi saluto, vi ringrazio dell'attenzione e alla prossima puntata di Mondo di Libri. Arrivederci.